dentro alla realtà. Non ho fatto nessuna magia, ecco. Quello che c'è, gran parte sono state scattate proprio alla fine di agosto. Queste per la provincia. Poi per la città invece è stato un lavoro molto più, diciamo, complesso, anche importante, quello che ho descritto prima del Palaspecchi, dell'ex Palaspecchi, ora Corti di Medoro, che questa realtà era talmente affascinante, almeno come fantasia. Poi in realtà dentro, come ho avuto questa fortuna di andare, era veramente cioè, sconvolgente. Cioè, ho documentato tutte le scritte, ad esempio. Cioè, erano delle cose incredibili. Cioè, un mondo sarebbe andato perso e per fortuna l'ho immortalato. È chiaro che poi dopo la trasformazione diventa di utilità, ma anche per certi versi diventa meno affascinante. Cioè, questo è in tutti i miei reportage che ho fatto in cui si fotografa delle situazioni abbandonate, quelle hanno un fascino straordinario. Questa in realtà è la magia della fotografia. È chiaro che poi quelle situazioni non durano, sono provvisorie, e la fotografia è l'arte per catturare la provvisorietà. E questo bisogna, come dire, questo è un fascino ed è una virtù che francamente, come dire, fa della fotografia il fatto di essere indispensabile. E ovviamente per me che lo faccio come fotografo, io ho tutto il piacere di questa conclusione, ecco.